sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Benvenuti e benvenute nel nuovo programma di RBE, il salotto musicale di RBE, sul divano con Telesautes String Band. Che ne esagera, arrivo in montagna e la vacchi su, guardo a lui e penso ai chiamù, si sono capitati che per battere sono partiti verso i nove terre, i compagni sono pistes, tanti sono papì, non mettete la valada che i vega riempì. Hey ho, mon frere, mi son del carignan, non giunti meriche a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, su una piemontese, ma me batto e muro per l'ore francese. Terra nuova, terra grande, basta come un mare, io posto un po' per tutti. Basta supportare, l'esta Kate che ti fa cruerta, la testa fa girare, pare mare o su casa, con la testa sempre là. I rookies sono pa bel veghe, la foresta è estrema. I vego pa, per mortai e per l'onore, per la gloria e per la terra, per un re che neanche vego, mi masso per chi là. Hey ho, mon frere, mi son del carignan, congiunti meriche, a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, su una piemontese, ma me batto e muro per l'ore francese. Del Carignan, von giunti Americhe a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, su una piemontese, ma me batto e muro per l'ore francese. Navace, due cri, galle giallina, due vaccine pianta, naso in fucile, sono un premio del soldato che resta, ma una frammale rara, è la terra nuova per un buon re che ben pensa, a chi la ben servì, da barca intera e fremma veste nuova per comandare, una nuova vita nuova, la sua casa lo c'è passa, son parti del mio Piemonte, per la sposa ante il Quebec. Hey ho, mon frere, mi son del Carignan, con giunti meriche, a fa una guerra indiana. Hey ho, mon frere, su una piemontese, ma me batto e muro per l'ore francese. Sun del Carignano, prima traccia dell'album Musica Servazze. Chissà se ho pronunciato bene. Musica Servazze, perfetto. Abbiamo la tassa sulle vocali. C'è la tassa sulle vocali, vero? Allora, innanzitutto presentiamo Diana Imbrea, Mario Poletti, Fabrizio Carletto, tre componenti dei Telesautes String Band, ospiti di questa prima puntata di Sul Divano con
sul divano con Claudio Petronella, cioè io, insieme a tutta una serie di band che passeranno a trovarci nei nostri studi per raccontare dietro le quinte dei loro progetti. Un terzo album, vero Mario? Terzo album, sì. Tutto l'anno scorso praticamente c'è stata la gestazione di questo disco nuovo, che ha avuto una produzione abbastanza lunga, però siamo molto soddisfatti di come è venuto. Io amo andare dietro le quinte dei progetti e dei nomi, in particolare String Band, perché praticamente siete in quattro componenti, con voi anche Oreste Garello che salutiamo. String Band perché siete una band di strumenti evidentemente a corda, più c'è il nuovo complice, diciamo, in musica, che ha dato una mano fondamentale evidentemente alla vostra musica selvaggia, a questo nuovo disco, Tattenson Gun. Quindi un nuovo ingresso che non è solo una figurina, Mario, tra virgolette figurina ovviamente, ma è stato davvero un elemento importante. Sicuramente sì. Semplice apporto musicale, diciamo, stretto. Sì, sì, sicuramente importante come figura, insomma, sia storica nel panorama musicale piemontese che come musicista, che è veramente bravo come percussionista. Come è nato il vostro incontro, Mario? Ma ci siamo conosciuti alla Jazzcool Torino, dove anche lui tiene dei corsi, per cui anche lì abbiamo suonecchiato, abbiamo avuto l'occasione di suonare un po' insieme. Parlando con loro, ho detto ci sarebbe questa possibilità, proviamo a chiedere a Tate se è interessato, e ha funzionato molto bene. Anche perché appunto, oltre ad essere un musicista africano, è un musicista africano che ha già partecipato a dei progetti con dei musicisti piemontesi, per cui insomma conosce le due culture, la sua e poi quell'altra a cui aveva già partecipato, e è venuto in contatto con la nostra, l'ha apprezzata. World music, diciamo, dai, music, a tutti music, gli effetti. Sì, sì. Fabrizio, storie di frontiera, storie di popoli, di persone soprattutto, che emergono anche nel brano che abbiamo appena ascoltato, Missun del Carignan, storie di persone che rientrano fin dall'inizio nel vostro progetto musicale, un progetto, ricordiamo, la Teresa Hotels String Band è nata appunto grazie alla tua iniziativa insieme a Mario, poi ci sono aggiunti Diana e Oreste. Il filo conduttore è quello di raccontare storie di frontiera, può essere uno dei vostri fili conduttori? Sì, alla fine di raccontare storie, che poi sono storie di frontiera, ma sono storie, normalmente poi si parla di cuore sia in positivo sia in negativo, storie tristi, magari storie più dure, tipo questa qua di gente che andava in guerra, partiva, lasciava tutto per andare in guerra dall'altra parte del mondo, storie d'amore, che poi le storie d'amore possono essere belle, tristi, certo. Impegnative, impegnanti, storie, mi piace questa cosa di raccontare delle storie che non sono solo nostre, ma sono, diciamo, godibili, e forse tutti si possono immedesimare, perché tutti hanno sentito parlare di queste cose qua, di storie d'amore, storie di guerra, storie di paese, storie... Certo. Mario, c'è un aspetto che amo del vostro progetto, della Teresa Odes String Band, è la capacità appunto di raccontare, sono dei veri e propri racconti, è un libro, possiamo definire un libro di 12 capitoli, questo vostro lavoro, questo terzo album Musica Selvaggia. Il primo brano in particolare, quello che abbiamo ascoltato in apertura, Missun del Carignan, che cos'è il Carignan con la C maiuscola, che cosa si riferisce? Il reggimento Carignano sfondato 1730 forse, non ne sono sicuro, comunque da Tommaso di Savoia, principe di Carignano, un reggimento fondato da soldati piemontesi, la maggior parte valchisone e pinerolese. Questo reggimento all'inizio combatteva contro i francesi perché erano nemici, poi sono diventati alleati, hanno combattuto con i francesi. Quando muore il principe Tommaso, eredita il figlio questo reggimento, non lo vuole, non gli interessa tenerlo, per cui lo regala a Luigi XIV, re di Francia, il quale, ben contento del regalo, li manda a combattere nella Nuova Francia, ovvero nel Quebec. Per cui, insomma, durante l'epopea dell'ultimo dei Moicani, dove vediamo sempre inglesi e francesi, ci sono anche questi soldati piemontesi nella foresta che combattono contro gli irochesi. Quindi, dalla Valchisone a... sì, direttamente. Al Quebec. Cioè, anche cioè, immaginarseli, questi che parlano in dialetto, che sono lì in mezzo alla foresta, i suoni indiani. Immagino la scena. Mi hai aperto un nuovo capitolo, Mario.
di questo volevo confrontarmi anche con Fabrizio, perché hai parlato di francese, in realtà non parliamo di canzoni in occitano ma in franco provenzale. Perché questa scelta, Fabrizio? Beh, sono diciamo che i testi che scriviamo io e Mario sono o nella mia lingua del mio paese o nella sua. Di dove sei? Io sono di Vernante, quindi diciamo una vallata occitana con forti influenze linguistiche, anche diciamo culturali del Nizzardo, perché poi alla fine dalle vallate nostre, tipo dalla Val Grande, che è una valle laterale della Val Vermenagna, dove c'è Palanfrè, non si è poi così lontani, diciamo, certo, dal Nizzardo, dal Col de Turini, dalla Valle delle Meraviglie, sono giusto lì dietro, quindi da noi si faceva un attimo in quel senso, certo, lì, piuttosto che in pianura si andava, però era come un po' come andare in America adesso, scendere giù. Mia nonna mi dice sempre: ma vai a Cuneo, ma dormi lì. Grandissimo. E Diana, in tutto questo insomma, sei entrata anche tu in questo progetto. So che, Diana, tu hai una preparazione classica, diciamo, come musicista, come violinista. Ecco, fa parte di questo progetto che parla di popoli, parla di culture differenti. Immagino che sia, insomma, Parla un po' anche di me, in realtà, perché... Ciao Claudio, grazie per l'invito. Ciao Diana. Sì, ho abbracciato molto volentieri questo progetto. Ho conosciuto Mario per primo perché casualmente ci siamo trovati ad abitare nella stessa città, dove lui è ancora lì, a Carmagnola, io poi girovago. E ho abbracciato molto volentieri questa cultura perché in realtà io anche sono un popolo in movimento, cioè il mio popolo, che è quello rumeno, perché arrivo dalla Romania, e quindi... Sì, parla un po' di me, un po' di tutti, bello, secondo me. Mi piace molto. Storie di popoli, storie di persone, innanzitutto, che stiamo ascoltando in questa prima puntata del nuovo programma di RBE Radio TV. Mario, tu sei dal 2004 componente fisso dei dell'Udolfini, quindi hai tanti progetti che riguardano la musica tout court, e in particolare anche un genere di ballo, la Scottish, insomma, che ci collega alla prossima canzone che ci suonerete tra poco, che rientra appunto nel vostro progetto musicale, che fa rivivere la tradizione con occhi nuovi. La Scottish, ricordiamolo, è un ballo, vero? Sì, è una danza che non appartiene solo alla panoplia dei balli occitani, ma viene suonata un po' in tutti i balli folk d'Europa. D'accordo. Quindi adesso con noi la Teresa Hotels String Band con Scottish, nuovo anno. Notte ande passare, notte ande arrivare, campo via roba veia, fono col dulce salà, ora che frusca non lassa, e che giù vede tacca, smia sabbia che tu sias, passa resta sferma fa, poche fandonia, troppo promessa verità, ai va sotto i punti, ai va che passa e passerà. Troppe fandonie, teste tignule a spera. Passata la festa del santo, poi lo si gabbera. Naute alle passa, naute alle tacca. Scusa se non ti ho mai chiamata, scusa ma mi te ciamo fa. Ora che la fredda non lassa, e che prima scalda già. Se lo cor che fatica, ma l'amore lo fa pulsa. Poche fandonie, troppe promesse verità. Ai va su dai punti, ai va che passa e passerà. Troppe fandonie, teste e tignule a spera. Passata la festa del santo, poi lo si gabberà. Passa, notte alle riva, che ricordi gli astrema, che porta novità, vecchio anno se n'è andato, l'anno fleggiata ca, molto si impara dal passato, anche se poi chi lo sa, poche promesse, troppe tutte verità,
Ai va sotto ai punti, ai va che passa e passerà. Troppe trandoni a teste ti niule a spera. Passata la festa del santo, poi lo si gabberà. Naute an le passa, naute an le tacca. Quello che è stato ormai vissuto, che porta novità. E ora che la fra non lazza, e che prima scalda già. Scusa se non ti ho mai chiamata, scusa ma mi facciamo pa. Poche fandogne, troppo promosse verità. Ai va su dai punti, ai va che passa e passerà. Troppe fandogne, tense ti nulla aspera. Passata la festa del santo, poi lo si gabberà. Musica selvaggia, la Teresa Otes String Band. Teresa Otes, ricordiamo, terre alte che vengono raccontate attraverso storie di persone. Mi piace l'idea di immaginare il vostro lavoro come un po' quello che facevano i suonatori, il sonador. Sonador. Al femminile o al maschile? È invariato, Fabrizio? Sì, perché in passato da noi c'era in suonador di corrente ballet, erano normalmente uomini, perché probabilmente a quei tempi suonavano solo gli uomini. Non è che bisogna essere uomini per suonare, anzi, adesso spero, e ci sono già delle nuove leve di suonatrici, quindi suonadure o suonadur, gli... Basta che si suoni, esatto. Insomma, chi se ne frega. Anche perché a me viene in mente un altro discorso. Fino a secoli fa, per fortuna secoli fa, sul palco del teatro salivano solo gli uomini vestiti da donna. Le tradizioni possono mutare, possono cambiare, cambiano i tempi, cambia per fortuna anche la mentalità. Quindi la bella inquadratura, non siate troppo... Questa è una citazione della Pulp Fiction. Ok, torniamo a noi, torniamo alla musica. Questo perché? Perché c'è stata una discussione rispetto a una festa, Mario, una festa tradizionale della Val Varaita. Mi riferisco a San Pedro, in particolare il Baio. Sì. Baio. La Baio, in cui sono suonatori, sono musicisti, appunto uomini, ma in realtà appunto ci sono delle musiciste ottime che appunto hanno detto perché noi non possiamo suonare. Ricordo il saluto Sara e Chiara Cesano, giusto per dirne due, insomma. Quindi andiamo oltre queste cose e ritorniamo al vostro lavoro, Mario, andare oltre la tradizione, mantenendo i piedi in questa terra come radici, però... In realtà Diana è un uomo, eh? Ah, okay. Va. Certo. Io sono una donna. colpo di scena, che bellezza. È la tradizione. Voilà. Questa è la TV e la radio che ci piace. Bene, quindi tradizione che in realtà, insomma, si può mantenere come punto di partenza e poi crearla e farla sempre nuova, vero Mario? Questa è un po' anche una delle vostre sfide. Ma sicuramente sì, anche perché, cioè, dal punto di vista musicale, io sono una persona, un uomo, insomma, cresciuto tra il XX e il XXI secolo, per cui insomma non potrei concepire di fare la musica in una maniera diversa come quella dei nonni, come quella, non vivo in quell'epoca lì, certo. Le influenze che ho avuto, sono nato che c'era già il motore a scoppio, la corrente elettrica, insomma tutte queste cose qua, per cui continuiamo a fare, facciamo la musica con quello che siamo noi. Poi tra l'altro anche lì sì, abbiamo suonato nel disco c'è la Bergera, però certo. Che è la canzone proprio tradizionale piemontese per eccellenza, però guarda chi siamo, una rumena, io vengo dalla Valle d'Aosta, Vernantino,
Tate dal Camerun, Oreste da Barriera di Milano, vabbè, insomma, okay. È multietnico. Quindi un po' come le barzellette, c'era un francese, un inglese. Sì, esatto, hanno fatto la Bergera. Voilà, okay. Allora, dal punto di vista, ti interrompo un secondo, mi è venuto in mente mentre parlavate. Io, Vernante, paese della Curenta, vallata della Curenta, la Val Vermenagna, una volta ho suonato con uno dei pilastri, che sarebbe il duo Beppe Severin. Ho suonato con il clarinettista Beppe Severin, purtroppo è morto da tempo. Lui continua a suonare, un ottantenne, e lui non sapeva cosa fosse il basso elettrico. E suoniamo una volta in una, come direbbero gli studiati, una jam, da noi una improvvisata così. Si avvicina da me con un fare sospetto, mi guarda e mi fa: non so precisamente cosa sia quello, però suonare con quel coso lì ci si diverte un sacco, no? Perché comunque alla fine il basso serve a spingere, no? Se io dovessi guardare la tradizione, tra virgolette, che secondo me sono le abitudini, non avrei mai potuto suonare la musica tradizionale, perché il basso non è inventato nel 51 in America, quindi... Insomma, tra l'altro tu, Fabrizio, fai anche parte di altri progetti, ricordiamone uno tra gli altri, l'Illusoriol. Facevo parte dell'Illusoriol. Quindi, allora, il discorso è questo: tradizione non vuol dire essere chiusi, evidentemente, in un pensiero, ma un punto di partenza per proporre una nuova strada, o più nuove strade, visto che parliamo di rock di montagna, aprire nuove vie, nuovi sentieri. Tra l'altro faccio parte anche delle Occitanas. È già vero. Di sole donne, donne. È vero. Con me al basso, assolutamente. In quel caso tu sei donna. Quindi andiamo oltre i generi, per cortesia. Insomma, abbiamo 12 canzoni, c'è un bel marchio nel retro del disco che stiamo anche mostrando nelle nostre telecamere. Musica artigianale, mi piace l'idea dell'artigianalità, Mario. Il lavoro artigiano, il concetto, l'idea che diventa un qualcosa di in realtà molto concreto, perché sappiamo quanto faccia parte davvero di noi, nel nostro cuore, la musica. Sì, innanzitutto, come personalmente faccio fatica a pensarmi come un artista, non mi piacciono tanto le figure dell'artista, mi piacciono molto quelle degli artigiani. Dell'artigiano. Sono abituato, quando abitavo ad Aosta, tutti i 30 di gennaio, abitavo nel centro, uscivo per casa e c'era la Fiera di Sant'Orso con tutti questi che scolpivano tutto l'anno, e quelle figure lì mi piacciono molto di più, insomma. La nostra musica poi non è musica industriale, cioè, difficilmente scalerà le classifiche di vendita. Non insomma, è quello che interessa, immagino. Per cui... Hai uno strumento meraviglioso, tra l'altro, a proposito di artigianalità, stai suonando... Che cos'è? Che strumento è? Questa è una mandola. E così sono come... 8 corde. 8 corde, sì. Una mandola. Una mandola che corrisponde a quello che nella famiglia degli archi è la viola. Praticamente è la stessa cordatura, la stessa funzione, non di strumento principale, però vabbè, adesso lo uso in un altro contesto. Okay. E sia questo che il mandolino, anche questi sono artigianali, costruiti da un liutaio che si chiama Valerio Gorla. Ok, perché tra l'altro ho ricordato nei credits del disco Musica Selvaggia. Perché Musica Selvaggia? Lo racconteremo tra poco con la Teresa Hotels String Band. La prossima canzone è Ma Chanson, la mia canzone in italiano. La mia canzone, sì, Ma Chanson. Di cosa parla? Ne parleremo tra poco. Lasciamo spazio alla musica. Soletta la mezzo della tita prende cruz pensie, yanzo si, yanzo ven, senza zafio, senza ferio, pat complet da me via, poca supervivenza e bezzo è, 100 mezzo in su,
Cento domavia, si dai tonna, reverenza l'allegria. Cento ma c'è su, cento domavia, cento dell'amore che l'hai jamais fini. Cento ma c'è su, cento domavia, si dai tonna, reverenza l'allegria. Cento ma c'è su, cento domavia, cento dell'amore che l'hai jamais fini. Nei sud vizzo si batti dalla rotta del mondo compagno pol cami bon viande bagga zia io tozze paia tozze paia cento ma c'è su cento doma via si dei donna reverenza l'allegria cento ma c'è su cento doma via cento dell'amor che lei già mi ha finì cento ma c'è su cento doma via si dei donna reverenza l'allegria cento ma c'è su cento doma via cento dell'amor che lei già mi ha finì. Tolozzo, calozzo, le fene no tre, sorsoletta la mezzo, della tita prende grus ben scie, iauzza si, iauzza ve, senche azza fio, senche azza ferio, pa compleo della via, o che supervivere zi bezue, cento ma c'è in su, cento doma via, si dai torna reverenza d'allegria, cento ma c'è in su, cento doma via, cento dell'amor che lei già può finire. Cento ma c'è in su, cento doma via, si dai torna reverenza d'allegria. Cento ma c'è in su, cento doma via, cento dell'amor che lei già può finire. Sul divano con la Teresa Audes String Band, con Diana Embrea, Mario Poletti, Fabrizio Carletto. Abbiamo alle nostre spalle le immagini di Oreste Galletto.
Gatto, no, Garello, resta Garello, scusate, e Tate Zoggan, altri due componenti di cui appunto Tate è aggiunto alla vostra band, Musica Selvaggia, tradotto in italiano, un titolo franco-provenzale. Il concetto di musica selvaggia mi piace tantissimo, il selvaggio mi porta lontano dalle città, mi richiama a quelle terre alte, sto scoprendo l'acqua calda, Mario? No, è quello che facciamo, cioè da lì arriviamo, quelli siamo, quello facciamo, insomma. Okay. C'è anche una tendenza ultimamente, soprattutto nel bal folk, a fare delle cose molto raffinate, a cercare... Secondo me questa musica è punk, né più né meno, insomma. No? Non ha bisogno di andare a cercare cose accademiche, cioè deve essere selvaggia per essere divertente. Certo. Cioè, nasce così e deve continuare così. Senza rete. Fabrizio, senza rete. Sì. Un altro concetto che mi richiama la vostra musica selvaggia è quello del festin, tipico della cultura... occitana, se vogliamo, insomma, il festino, la festa, è musica da ballo. È musica da ballo, c'è anche del... Io prima ho letto del levare, tra l'altro, ti vedevo che suonavi, Mario, ma anche tu, Diana, prima suonavi proprio il levare, quindi... Adesso mettiamoci anche un po' di reggae, dai, così, tutto sì, fa. Sì, noi lo utilizziamo solamente. Ah, ci scappa, da, Diana? Ci piace. Ci sta bene, perché no? 12 canzoni di questo album, musica artigianale, che stiamo presentando qui su RBR Radio TV. Ricordiamo anche i contatti, Teresautes String Band, in dettalitaliana.com, questo è il sito, ma mi basta digitare il nome anche sui social per avere tutte le coordinate. 12 canzoni, tradizioni che si uniscono alle storie di persone, di popoli che rientrano in questo vostro terzo album. Fabrizio, dalla curenta Cadillac fino alla musica selvaggia, ha avuto una gestazione anche particolare questo lavoro, ve la siete presa un po' con calma? Sì, diciamo che io, tra le poche idee furbe che ho avuto in 50 anni, una è stata farmi uno studietto di registrazione, quindi abbiamo potuto veramente prendercela con calma, studiare, inserire Tate non come elemento esterno ma come elemento, diciamo, che ci fa... Lui suona con noi, ma noi suoniamo con lui, quindi è stato, diciamo, un mischiarsi bello. L'abbiamo potuto fare con calma, studiando, provando, e quindi selvaggio, artigianale, senza rete. Cosa volete di più? Selvaggio e senza rete, questo mi piace, come mi piace anche la storia della prossima canzone, Mario. Mi piace tantissimo ricordare chi era il Farinette. Sì, Joseph Samuel Farinette, personaggio, ma un valdostano poco conosciuto, volutamente anche, ho letto delle cose, insomma, che non ci si teneva tanto a far conoscere la figura perché non era così edificante, pare. E niente, è stato un falsario, vive tra l'Ottocento e il Novecento, nasce nell'ultimo villaggio della Valle d'Aosta, della Valle del Gran San Bernardo, che è San Romì en Bos, posto molto particolare perché era un po' la Tijuana italiana, era il primo paese dopo il Valico, quando non c'erano l'autostrada, niente, per cui insomma, e niente, il papà fa il fabbro, lui cresce imparando il lavoro del fabbro, e quando vede che la gente attorno a lui è povera, non sono indebitati con tutti, comincia a battere monete false, a regalarle alle persone. Chiaramente questo gli attira addosso le autorità, che non amano tanto questa cosa, sì. Anche se pare che le facesse molto belle, insomma, anche migliori di quelle di Stato. E per cui è costretto a fuggire, a scappare in Francia, in Svizzera. È stato arrestato circa una ventina di volte, tutte le volte è riuscito a scappare perché appunto era un fabbro bravo, conosceva le chiavi, conosceva le serrature. Si rifugia nel Vallese svizzero, nel villaggio di Sayon. Qui mette su un'industria dove fanno i 20 centesimi francesi, svizzeri, e niente, lo Stato svizzero non vuole che faccia questo, cerca di arrestarlo, non ci riesce, mette una taglia sulla sua testa e alla fine o viene ucciso, in ogni caso muore.
Gli abitanti del villaggio, che sono molto riconoscenti a Farinè, perché insomma non avevi niente contro i Farinè, ti davano una manciata di soldi, non stavi a guardare se funzionavano, boh, benissimo, chi li ha fatti non importa. E comunque niente, hanno fatto poi un museo dedicato a lui, alla sua moneta, e dei francesi, tra cui anche delle persone, cioè Leo Ferré, Gilbert Bécaud, hanno fatto un'associazione a suo nome, gli amici di Farinè, con il quale fanno beneficenza, creano delle borse di studio, insomma, per ragazzi che cercano di studiare e non hanno le possibilità. Per fare tutto questo hanno fatto una vigna nel villaggio di Saillon, che è la vigna più piccola del mondo, è 1 metro quadro, insomma, ci sono 3 piante. Ogni anno fanno la vendemmia e assieme all'uva che gli regalano gli altri vignaioni fanno 1000 bottiglie di vino che vendono poi all'asta, appunto per raccogliere soldi per queste opere di beneficenza. La vigna attualmente appartiene al Dalai Lama, gli è stata regalata come omaggio, lui è andato lì assieme all'Abbé Pierre, hanno lanciato una colomba bianca, insomma. Meraviglioso. Una bella storia. Insomma, stiamo raccontando le storie, siamo partiti dal confine tra Val d'Aosta e Svizzera, siamo arrivati fino al Dalai Lama, passando prima ancora dal Quebec e dalla Val Chisone, dai suonatori e dai musicisti, dai soldati che arrivavano dal Pinerolo e dintorni, insomma, tutto questo fa parte della grande storia che stiamo presentando in questa trasmissione di RBA insieme alla Teresa Autes String Band. Li lasciamo suonare, questa è tutta vostra. Viva, viva Farinè. Sur la montagne, je suis créé. Et la montagne, ni bataille. D'un d'un bouche, le matin d'un fabre. Mon papa me moutre et me prenne un monde. D'un d'un bouche, le matin d'un fabre. Mon papa me moutre et me prenne un monde. La femme de grosse, la meji n'a pas. L'hiver est frais, père, c'est ça, on n'a pas. Qui l'attend dessous, on veille pas le mou. Qui l'a pour cabre, pour fin qu'il crape. D'un d'un bouche, le marti du fabre. Fille en dessous, d'abadilla. D'un d'un bouche, le marti du fabre. Fille en dessous, d'abadilla. Per l'età si ammandi, a voi l'esami, le pie fiena fitte, l'età gli u, ma vu a preso. Den den buescio, lo matti do fabro, fija le clu, to ma libertù. Den den buescio, lo matti do fabro, fija le clu, to ma libertù. De la preso, si sempre scappu, e le mie zii, ma sempre già, creison lo su, po' matita, la sasa l'uomo, le zè come sceglie, den den teri, le fesi che ciù, moie m'intendimo, così l'amore, den den teri, le fesi che ciù, moie m'intendimo, così l'amore.
su e le montagne Mampaulia, Crane Avenue di Rapidon, l'Anlogu de la Liberté, Dendembueche, lo Marti du Fabro, mon papa le mutre, e me prendo a modo. Dendembueche, lo Marti du Fabro, fija le cluto, ma Liberté. Viva Farinette con la Teresa Hotels String Band nei nostri studi di RBE Radio TV, tante storie di popoli, storie di persone in un unico lavoro che stiamo presentando, un lavoro, Fabrizio, molto colorato anche nella copertina, anche in questo caso più che parlare di musica folk mi piace parlare di world music. Sì, sì, quando io ho fatto anche la parte grafica dei nostri dischi, e su questo disco volevo fare una grafica un po' retro come si facevano negli LP, quindi con la foto, con il nome della band sopra, col titolo sotto, e poi avevo pensato che sfondo mettiamo. Poi mi sono ricordato di un'amica, Magali Berardo, oltre a essere una manager di tipo di Bombino, di molti artisti importanti africani, ha lavorato anche con Jovanotti ultimamente, e mi sono ricordato dei suoi tessuti che lei durante la pandemia si è reinventata proprio in modo estremamente intelligente, diciamo con l'atelier Bibi, con questi tessuti africani, e allora le ho chiesto se mi mandava qualche foto, e quindi tutte le, diciamo, la base colorata del nostro CD e della nostra grafica legata a questo lavoro sono i suoi tessuti, e quindi li fotografati e messi lì. Meraviglioso. Un lavoro che stiamo presentando con la band al completo. So che insegnate, Diana, Mario. Diana, adesso volevo parlare anche un po' con te. È un altro aspetto del tuo lavoro di musicista, di violinista. Tu insegni, quindi trasferisci a giovani, ragazzi, ragazze, insomma, persone che vogliono apprendere questa arte della musica, anche in questo caso tradizione che vuole anche mettere un po' del proprio, si può evidentemente innovare. Sì, assolutamente, c'è spazio. La musica, per fortuna, è molto elastica, concede tanto spazio ai generi. È vero, io insegno e per me è fondamentale, linfa vitale, stare a contatto con i ragazzi, anche perché loro cambiano gusti ogni anno. Quindi certo, dicono: ah, maestra, vorrei studiare quel pezzo, me lo insegni? E io dico: ma io non lo conosco, ma va bene, ci mettiamo là e lo impariamo. Ecco Mario, anche in questo, l'insegnare, l'aprire quelle nuove vie di cui parlavamo prima, parlando di terre alte, di terre di montagna, anche questa è una bella sfida. Sì, anche se, almeno dal mio punto di vista, poi l'insegnamento dello strumento, difficilmente riesco ad affrontare queste cose qua, perché i ragazzi, chiaramente, chi viene o ha già degli interessi o comunque certo, è difficile. Di più Sergio è riuscito a fare tantissimo nelle ballate, invece di passare sì, con la scuola di strumenti, la ghironda, l'organetto, insomma tutti gli strumenti che suona lui, è riuscito a coinvolgere molto bene, però appunto dove lavoro io sono situazioni meno identitarie, se vuoi, insomma, per cui suoni la chitarra, il basso, la batteria, tutto quanto, impari pezzi pop, rock, queste certo, cose qua. Se capita con qualcuno invece si riesce a fare altre cose, insomma. E qui quindi sperimentare, partendo dalla sì, tradizione, come avete fatto voi per musica selvaggia. Abbiamo cercato, insomma, in questa trasmissione insieme, Fabrizio, di andare a scoprire che cos'è la musica selvaggia, quella musica un po' lontano evidentemente
dalle città. Sì, che... anche selvatica volendo. Selvatica, bello. C'era un pezzo degli Africa Unite subacqueo che diceva una di quelle frasi da tatuarsi in fronte, selvatico e euforico Piemonte, no? Io bellissimo. Quando l'ho ascoltato ho detto, questo... e secondo me rende molto le nostre vallate, che siamo sia selvatici anche euforici, perché poi alla fine se ti viene voglia di portare in giro le tue emozioni, le musiche, che poi diventa musiche degli altri, emozioni degli altri, quindi mi piace Servazza. C'è l'ultima canzone, Mario, di questa nostra chiacchierata, di questo viaggio insieme alla scoperta della musica selvaggia della Teresa Audes String Band, ultimo brano, San Fagnan. San Fagnan. Fagnan, cosa vuol dire? Il Fagnano, una persona... San Fannullone. Che a noi piacciono però queste questi personaggi così. C'è una premessa. Allora, quando ero ragazzo, vivevo da Aosta, tramite gli amici ero venuto a contatto con un libro, un pamphlet, si intitola Il diritto all'ozio, di Paul Lafargo. Allora mi aveva colpito tantissimo. Nel libro c'è una premessa e una coda dell'autore del libro, insomma, di chi l'ha inserito lì con tutte le varie note di spiegazioni, e comunque nel finale, nella coda, c'è una nota di questo curatore, insomma, che dice: ah, questa sarebbe piaciuta tantissimo a Paul Lafargue, alla Napoule in Francia. Si tiene, allora quando lo scriveva, insomma, si teneva, adesso non lo so, comunque, la festa dell'ozio, dove il patrono è San Fannullone. Bellissimo, meraviglioso. E questa cosa mi è rimasta dentro, insomma. Passano gli anni, tutto quanto, l'ha riletto mio figlio l'anno scorso, per cui l'ho ripreso in mano anch'io e mi è tornata questa cosa qua. Ho detto, questo santo mi piace veramente tanto. Cioè, un santo che gli chiedi la grazia non te la fa perché non ce la vuole. C'è lui che guarda tutti dall'alto, vede la gente in terra che corre, che si dà da fare, non li capisce. Non, certo. Beh, questo è un concetto interessante che vuole raccontare San Fagnan, Diana, perché è il concetto dell'ozio. L'ozio in realtà può essere un momento in cui siamo tanti occupati a fare tante cose, a viaggiare, muoverci, lavorare. Ma chissà perché lo fai proprio a me la domanda. Sei stata in Giordano, ho visto ultimamente viaggi, vai ovunque, e quindi insomma, il fermarsi e dire: sai che c'è, non faccio nulla, è lì che nascono le cose, forse, o no, che dite? A volte sì, infatti questo omaggio è ci stava, perché 12 brani in questo nuovo album, e almeno un brano dedicato all'ozio era fondamentale. Ok, quindi Fabrizio, l'ozio può essere assolutamente fonte creativa, perché nascerebbe, altrimenti saremmo troppo impegnati a... Ma a volte bisogna anche prendersi del tempo per ascoltare, per vedere cosa succede, e farsi anche influenzare. E per quello che, diciamo, la gestazione è stata lunga, perché poi c'è stato anche un po' di problemi con la pandemia, tutte queste del vostro cose disco, qua, il nostro disco, sì. Però alla fine, se uno avesse troppa fretta, forse si perde anche qualche chiaroscuro che invece, fissando meglio anche le idee, magari a volte ti paiono geniali, poi se ci pensi un attimo dici: ma sì, ma forse pensiamoci. E quindi ogni tanto, cioè, non bisogna oziare sempre, però certo. Ogni tanto vedere anche un po' il tempo che passa e farsi influenzare positivamente non è male, anzi. San Fagnan! Più ti resto giù veloce, una Ivan Lussampin, come Kim Lana Cruz, pura gente pacchietta, San Fagnan, buca varda, varda ben ma pac pispa, gira i garet, balla testa, con gli amici che torna al bar. Tutti santi in paradiso, hanno sempre un grosso lavoro, un te vada l'alo brut, un fa festa e gavai mai. San Fagnan, guarda bene, ma capisci, gira i garet, balla testa, con gli amici che va a pescare.
diciamo tante cose, tutti penso per mangiare, c'è pa sempre lo che vede, che pos mia sa impascia, san fagnam, guarda brut, capisba, girai gare, banda testa, e pesca pa su empra, chi decide chi comanda, vedi dove travaglia, te vai ucules, c'ha peschina, e manei ti pus diventa. San fagnam, barda grigna, e benedischi che ha. Se ve mat, bella gente, ma vi rande per un po' cagare. Cose, tutti penso per mangiare, c'è pa sempre lo che vegas, che fos mia sempre c'è, san fagnam, barda grin, e benedis che ha. Chi decide chi comanda, noi ti dove travaglia, te fai culle c'ha peschina, e manei ti pos diventa, san fagnam, barda brut, e benedischi che ia, se ve mat bella gè, ma ora ande per un po' cagà. C'era il pubblico qui, avrebbe saltato. Grazie a voi, è sempre un piacere. Diana Imbrea, Mario Poletti, Fabrizio Carletto, ringraziamo anche ovviamente Oreste e Tate, che fanno parte di questo bel progetto della Teresa Hotels Stream Band, ospiti negli studi di RBE. Musica selvaggia, abbiamo presentato questo nuovo lavoro. Ragazzi, io vi auguro in bocca al lupo, viva il lupo per la vostra attività, è stato un piacere ritrovarvi. A presto. A presto, grazie. A presto, grazie. Ciao.